È domenica, il giorno del Signore e delle news della settimana, e non ci sono news della settimana senza un Iron Man. Ma rimanete fino a fine video, ragazzi, perché vediamo qualche chicca su ilcolossodinerd.com. Cominciamo con l'unico annuncio di questa settimana, una settimana molto spoglia e priva di significato. No, sto scherzando, ovviamente, ragazzi, si parla semplicemente di release di giocattoli, ovvero di Hot Toys, come al solito. In questo caso, scusate, stiamo parlando di Ono Studios, che lavora ovviamente in collaborazione con Hot Toys, e anche Ono tira fuori un Iron Man tratto dai fumetti, quindi va a continuare quella che è la wave di release, secondo me molto interessanti, legate al mondo fumettistico della Marvel. In questo caso io ci speravo tantissimo, raga, perché un Iron Man dei fumetti mi mancava, sebbene non mi piaccia particolarmente il design, però mi mancava, e quindi sono veramente felice di questa release, ma so che a molti invece non ha fatto molto piacere. Non ha fatto molto piacere perché ha fatto discutere soprattutto per il prezzo. Infatti avrete intuito dalla locandina che si tratta di entry level, secondo la solita pubblicità di Ono Studio, quindi delle doll con dei prezzi di partenza molto bassi, genericamente, cioè più bassi rispetto al resto, ma in questo caso diciamo che il prezzo è leggermente più alto, ma ne parleremo fra pochissimo. Intanto vediamo, ripartiamo dalla prima immagine. Le rivediamo un attimino insieme. Questo è l'Iron Man tratto dal fumetto di Ono Studio. A mio parere, ripeto, molto bello, non sarà un diecast, quindi sarà full plastica, a parte braccia e gambe che saranno in silicone. Doppia colorazione, ovviamente, essendo l'Iron Man classico, rosso, con questo rosso lucido metallizzato, e il giallo invece di braccia gambe, ovviamente anche della parte frontale del casco, dell'elmo, del metto, casco, quello che è. Come vedete, appunto, entry grade, 1/6 scale, high quality, highly articulated, è uscita, come al solito per i prodotti Ono, imminente, quindi primo quarto del 2025. Questo è il bello di queste doll in scala 1/6, cioè l'uscita sempre abbastanza in tempi brevi, e questa cosa l'apprezzo molto. E parliamo di entry level, ma in questo caso, come vedremo, il prezzo è molto più alto. Molto più alto. Diciamo in modo deciso, più alto in modo deciso. Per quanto riguarda scusate, Wolverine, se non mi ricordo male, il prezzo di Sideshow era intorno ai 165 dollari, che poi in Italia è diventato all'incirca 210 su ilcolossodinerd.com. In questo caso stiamo parlando di oltre 200 dollari su Sideshow, ma 250 euro su Il Colosso dei Nerd, che ricordo comunque è il sito italiano con i prezzi al momento più bassi. C'è ovviamente, come al solito, la base con la possibilità di intercambiare un fumetto a nostra scelta di Iron Man. In questo caso viene data questa copertina da Ono Studio, e c'è una grande scarsità di accessori come in tanti altri prodotti Ono, anche se Wolverine, ragazzi, aveva molta più roba, sia come parti di head sculpt, quindi la parte bassa, quindi il mento, la bocca, insomma, aveva anche gli artigli, aveva diverse cosette in più. Qui invece parliamo di una maschera intercambiabile, quella con le punte, per intenderci nella parte della fronte, e poi un paio di mani aperte da intercambiare invece con i pugni chiusi che sono dati in dotazione. Quindi abbiamo meno roba, ma quello che fa alzare, secondo me, il prezzo è che lo giustifica, anche se comunque non è molto giustificato, in mio parere, è la possibilità di illuminarlo. Illuminare sia il petto che le mani. Qui non parla di occhi o bocca, ma soltanto di petto, quindi il reattore, ARC, e le mani, quindi la parte appunto del palmo delle mani. E la nuova tecnologia, nuova è, insomma, nuova rispetto ad Hot Toys, è quella del magnete, cosa che ho visto personalmente in un paio di doll di Rocket Toys e mi piace particolarmente. E questo ovviamente, ragazzi, giustifica il prezzo un po' più alto. Quindi ci sarà la batteria, quindi via l'USB-C,
ci sarà la batteria ovviamente da inserire probabilmente nella schiena di Iron Man e all'interno dei guanti, delle mani insomma. E questo comunque alza il prezzo. Questa cosa giustifica il prezzo più alto? Sì, no? Fatemi sapere che cosa ne pensate voi qui sotto, ovviamente nei commenti come al solito. Poi, anche appunto la cosa che braccia e gambe siano seamless, quindi senza soluzione di continuità, e l'utilizzo del silicone, probabilmente anche questo alza leggermente il prezzo. Andiamo a vedere qualche dettaglio per essere un po' più precisi e professionali. HS05, quindi Onno Studio 05, 32 cm l'altezza e 27 punti di articolazione, punti di snodo. Abbiamo quindi, specifichiamo ragazzi di nuovo, non si tratta di un diecast, ma tutto in plastica con oro e rosso verniciati, quindi anche la rifinitura metallica del rosso è ovviamente verniciata. Uscita primo quarto del 2025 e andiamo a leggere, veramente c'è veramente poco da leggere, perché abbiamo appunto, come vi dicevo, le batterie per l'arc reactor e i repulsori, che sarebbero quelli che sono presenti sulle mani, un paio di pugni, due stili di maschera e il magnete appunto per accendere quanto detto poco fa. Abbiamo la base diorama con il fumetto e null'altro. Fatemi sapere voi, raga, cosa pensate di questo Iron Man. Io lo prenderò perché comunque avrei voluto un Iron Man tratto dal fumetto. Ho saltato quello di Hot Toys, uscito ormai un po' di tempo fa in versione standard, in versione deluxe. Se non mi sbaglio, c'era anche un'altra versione con LED sculpt. E non mi piaceva molto il fatto che avesse quella sorta di patina, quei pezzi di plastica trasparenti a coprire il rosso dell'armatura, che andavano un po' a simulare quella sorta di aurea che aveva Iron Man in alcune occasioni, e quindi sono molto felice, appunto, non avendo recuperato quello, che ci sia questo diono molto scarno, molto povero, forse un po' costoso, ma secondo me vale comunque la pena farci un pensiero. Andiamo adesso proprio su Il Colosso dei Nerd, come vi dicevo in apertura del video, perché è uscita qualche novità molto interessante, sia per quanto riguarda una 6, sia per delle scale un po' più piccoline. Ci eravamo lasciati nello scorso video, la scorsa domenica, con il Tri-Zero di Fallout in scala 1:6, e adesso c'è questo fantastico Hanma, sì, Baki Hanma dell'anime, bellissimo ragazzi, vi consiglio di guardarlo, della Storm, molto figo e ve lo consiglio. Poi abbiamo delle doll di Wolverine della Mafex. E a completare la collezione delle tartarughe ninja della NECA abbiamo il fantastico Tatsu. Bellissimo, sempre tratte dal film del 1990 delle Tartarughe Ninja. E qui abbiamo anche il trono di Shredder, sempre della NECA. Poi andiamo a cambiare pagina perché anche qui c'è un bel po' di roba. Abbiamo innanzitutto il preordine di Chewbacca, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che ragazzi è un prezzo molto molto competitivo rispetto a quello che abbiamo visto su Sideshow, quindi 419 € per un prezzo, secondo me, ve lo ripeto, imperdibile. Quindi per tutti i fan di Star Wars e soprattutto di Chewbacca, ragazzi, non fate cazzate, prendetelo. Questa fantastica figure, la Figma di Berserk, bellissimo, dategli un'occhiata, anche questa col cavallo è uno spettacolo, raga. Statue di John Wick e di Cal da Star Wars Jedi Fallen Order. E poi questo set meraviglioso, raga, di Batman a 58 € l'uno. Abbiamo questi Batman di Beast Kingdom, se non mi sbaglio, e ce n'è per tutti i gusti, per tutti i fan di DC e Marvel, soprattutto Fabio, che saluto. Qui abbiamo un Batman per tutti i gusti. Abbiamo quello di The Batman, questo di The Dark Knight. Abbiamo Batman Begins, Batman e Robin, Batman Forever e Batman del 1989. Anche questi, ragazzi, vi consiglio il recupero, perché sono fatti, secondo me, molto molto bene vista la scala, e sono da non perdere per tutti i fan di Batman. Potete prenderli tutti quanti oppure uno solo. Poi i preordini di quello di cui avevamo parlato la settimana scorsa, sempre tratta da Star Wars per quanto riguarda Sideshow, cioè la Wave di Scum and Villainy, cioè i mercenari della ormai super rinomata cantina Mos Eisley.
E cominciamo quindi con Pandababa e Grido, anche questi 335-329, i prezzi sono un pochino più alti ragazzi perché parliamo di sideshow, quindi fronte America e non Asia, e quindi sono molto competitivi come prezzo rispetto a quelli sideshow e sono dei prezzi un po' di nicchia per i fan di Star Wars, quelli un po' più accaniti, ma comunque, come vi dicevo la settimana scorsa, da non perdere. Poi parliamo sempre di NECA. Abbiamo Ash e Cheryl da The Evil Dead, poi questa fantastica di Saw, e poi dai, Il silenzio degli innocenti, Hannibal Lecter. NECA, già sapete la qualità, quindi che ve lo dica fa. E poi, ovviamente, per finire, per chiudere il cerchio, il preordine di Iron Man che abbiamo appena visto di Ono Studio a 249. Bene, ragà, per questa settimana è tutto. Un video abbastanza breve, in realtà, come al solito mi prolungo, ragà, mi perdo in chiacchiere, vi chiedo scusa, ma Hot Toys è stata molto piga questa settimana, Hot Toys o chi per lei, insomma, non ci sono stati grandi annunci. Spero, oggi è sabato, oggi che sto registrando, in realtà, ragazzi, voi lo vedrete ovviamente di domenica, spero che non ci siano annunci di domenica mattina. Perché la Domenica del Signore poi potrebbe diventare la Domenica del Signore per altri motivi, perché verrebbe giù probabilmente. E, però ecco, se ci sarà qualche annuncio di domenica, io ovviamente ne parlerò la prossima settimana con il prossimo video sulle news della settimana. Detto questo, ragazzi, io come al solito, non so fa a parlare. Vi lascio la parola a voi qui sotto nei commenti, fatemi sapere che cosa pensate di Iron Man, se lo prenderete o meno. Se siete d'accordo con la faccenda del prezzo, non siete d'accordo, e anche di tutta questa bella roba che abbiamo visto sul colosso di nerd.com, ditemi che cosa ne pensate, se c'è qualcosa che vi stuzzica, vi solletica l'appetito. Bon, io ho detto tutto, quindi buon fine settimana, buona domenica, godetevi questo caldo porco che ancora non ci lascia andare, ma molti saranno contenti, io così così. E buon inizio di settimana, ragazzi. Ci vediamo come sempre martedì con un video, giovedì con un altro video e poi domenica con le news della settimana. Tenetevi pronti che fra un po' a settembre, quando si schiatterà meno di caldo, si riparte con le live. Ciao, ragazzi, buona domenica.